vabbè. Guarda che ricordi quest'estate. Mamma mia, quanto è bella l'estate. Guarda qua la piscina. Mamma mia, ti ricordi quella batteria dell'avvocato? Che poi sai cosa mi manca dell'estate? È che è così bella, ci sono solo lati positivi. Ci ha applicato che dura 3 mesi, ma scusa, non potrebbe durare, fare il contrario? 9 mesi d'estate, 3 d'inverno, primavera, autunno, tutti appiccicati insieme. Mamma mia, l'estate, il mare, beach volley, le ragazze, indubbiamente, la piscina, la non scuola. E anche l'estate. Oh, guarda te, ricordi dell'inverno? No, ti ricordi che eravamo a Courmayeur? No, beh, che figata. Bellissimo. Che poi se ci pensi, l'inverno è una stagione stupenda, perché non dura 12 mesi? Non 9, 12 mesi. Cioè, tutto l'anno inverno. Cioè, ma sei matto che bello andare a sciare tutto il tempo? Poi stai a casa sotto le coperte, mentre fuori piove, perché in inverno piove sempre, o nevica. Stai lì con la tua copertina, bello chillato col Netflix, anche dei popcorn, delle patatine fritte, giusto per rimanere in dieta. Cioè, ma io non capisco perché non ci sia l'inverno tutto l'anno. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno. Che poi io dico, cioè, in estate fa sempre caldo. Poi vedi sempre quelle ragazze mezze nude con quei costumi, tra virgolette. Cioè, ma dopo un po'. Ma che palle, dai! Copritevi un po'. Un bel pile. Ah. Oh, bello, appena scoppiata la mezzanotte. Oggi è il 22 giugno. Siamo a posto. Ti chiederei perché. Adesso mollo la mia ragazza perché d'estate ci si deve divertire come delle bestie. Pronto? Ciao amore! Buonasera, tutto bene? Bene, bene, no, anch'io tutto bene, grazie. No, volevo dirti che ti mollo perché mi ha fatto molto riflettere quello che mi hai detto l'altra volta, ovvero che non so fare gli spaghetti. Effettivamente è vero. Ho pensato bene che non sono alla tua altezza, quindi devo mollarti per forza. Sì. Sì. Che poi d'estate, sai cosa puoi fare quando non sei fidanzato? Cioè, prova a pensarci. Andare con altre ragazze. Cioè, sono tutte lì per te, seminude. Cioè, tu pensi che i ragazzi che sono fidanzati e vanno in vacanza a Riccione, pensi che non facciano qualcosa fuori dal normale? Pensi che non tradiscano la fidanzata? Ovviamente tutti lo fanno. È proprio una regola. Anzi, è proprio scritto nella Costituzione. Se non sbaglio, l'articolo 109 dice proprio testuali parole: se non tradisci la fidanzata quando sei riccione, tu sei un grandissimo... Non ti è piaciuta. Però c'è scritto, è una cosa del genere, adesso non mi ricordo, però comunque c'è scritto. Ehi, oggi sono un po' triste. Perché? Cioè, perché la mia ragazza ha detto, la mia ex ragazza ha detto che non vuole più stare insieme a me. Chi dice che sono con troppe ragazze quest'estate? Non è neanche tanto vero. Sono 69. Sono pochine, dai, c'è gente che fa di peggio. Peccato che quelle lì erano nel primo mese, dopo non le ho più contate. Però guarda che qua quanto eravamo belli prima che cominciasse l'estate. Non ce la faccio, dopo come faccio a guardare Netflix senza di lei? Senza di lei, senza mio amore. Il mio amore. Perché non si può stare in inverno senza ragazza, è davvero uno scempio. E poi perché? Chi è che mi fa da mangiare? Dopo io so fare anche gli spaghetti, che è per quello che
l'ho mollato, tra virgolette. L'ho mollato. Perché l'ho mollato? Perché? Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fosse stato così, un bel pollicione in su per questo bellissimo video No Sense. Se... mi raccomando, seguiteci a entrambi su Instagram. Il mio è lucas.official, il suo numero dirà lui, perché gli hanno morso la lingua. Marco.zanotti. Che dire, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video. E noi ragazzi, ciao, un altro video. E ciao belli.